Ciao, benvenuto e bentornati sul mio canale. Come avete potuto vedere dagli short dei post che ho pubblicato l'ultima settimana, questi ultimi 15 giorni, ho avuto qualche problema sul piano di stampa della Anycubic Cobra 3, nel senso che ho verificato con un test che prende tutta l'area di stampa, il primo layer, e ho riscontrato che non era poi così perfetto come invece risultava nelle stampe che ho fatto al centro del piano, che ho fatto finora anche durante la recensione. Allora, se non avete visto i miei short e i post che ho pubblicato, vuol dire che non siete iscritti al canale, quindi vi invito a iscrivervi qui sotto, attivare la campanella così non vi perderete i prossimi video e i post che pubblicherò sulla Anycubic Cobra 3, ma su anche altre attività e altri progetti che ho in mente. Ma adesso bando alle ciance e dopo la sigla passiamo al video. Ecco, questo è quello che ho ottenuto quando ho fatto la prova del primo layer tramite un test. Come si può vedere, era veramente una cosa orribile, pieno di parti sollevate, parti troppo attaccate, e quindi ho deciso di rifare un altro test cercando di sistemare, mettendo la stampante magari in piano e tutto, ma i risultati erano identici. Quindi cosa ho provato a fare? Ho provato a verificare tramite una riga in metallo la planarità del piano, ed effettivamente in alcuni punti era convesso, cioè quindi era praticamente incurvato verso il basso. Allora ho aperto il ticket all'assistenza ufficiale della Anycubic, inviandogli le foto e il video del test che ho fatto, e poi finalmente, dopo una decina di giorni nemmeno, come si può vedere, mi è arrivato un pacco con dalla Anycubic, ovviamente, con un piano di stampa completo anche della piastra in pelle. Quindi, dopo aver visto la semplice procedura sulla wiki ufficiale di Anycubic sul loro sito, mi sono messo, come vedete qui, a smontare la parte sottostante della stampante, quindi togliendo lo sportello con la ventola di raffreddamento della scheda madre, staccando le fascette e staccando poi tutti i cavi del piano di stampa originale ricevuto con la stampante. Dopo aver fatto fatica a togliere la colla da che hanno messo sui connettori e staccato tutti i cavi, ho svitato il piano originale ricevuto con la stampante e ho rimontato praticamente il piano nuovo che mi hanno mandato dopo l'apertura del ticket, ricollegando i cavi nelle sue slot originali come nel primo, quindi rifacendo il percorso all'inverso. E ho risistemato poi, ovviamente senza colla, ho risistemato poi i cavi nella loro posizione con delle fascette. Mi raccomando, fate molta attenzione quando riposizionate i cavi ai connettori e agli altri fili, soprattutto quando poi stringete con le fascette il cavo grosso del piano di stampa negli slot dove era posizionato all'origine. Quindi verificate tutti i funzionamenti, quindi anche con la tensione del cavo stesso, in modo che il carrello del piano di stampa riesca a scorrere senza problemi, e poi riavvitate il tutto con la procedura inversa che è stata fatta per lo smontaggio. Quindi, dopo aver riposizionato la stampante nella sua posizione originale, quindi sul mobile e sul ripiano che ho costruito, ho rifatto l'auto level e mandato in stampa un nuovo test del primo layer, quindi per vedere se effettivamente il cambio del piano aveva portato a dei buoni risultati, quindi ad avere un risultato del primo layer soddisfacente. Ma ecco qui che, come si può vedere, che sono cominciati i primi difetti qui nel mezzo e ancora nell'angolo in alto a destra, come nel piano che avevo smontato. Quindi qui c'era qualcosa da verificare e da sistemare, perché la sostituzione non ha fatto portato dei risultati soddisfacenti, come appunto si può vedere qui
dalla stampa terminata, gli errori sono ancora molto evidenti. Questa poi ho interrotto la stampa cambiando colore per visualizzarlo meglio come errore di stampa. Ecco, allora, visto che gli errori, quindi il difetto di stampa era negli angoli destro e sinistro, e come mi ero già accorto rimontando il piano, i gommini che si trovano qui nel mezzo praticamente vanno a sollevare il piano di stampa, quindi tra l'altro anche i quattro distanziatori non sono tutti alti uguali. Allora ho preso il nastro di carta, rimettendo i gommini, e ho cominciato ad aggiungere un pezzettino alla volta per cercare di mettere in piano il piano. Dopodiché, per sistemare invece la questione dei distanziatori che non sono alti uguali, ho messo sotto queste due viti tra il piano e i distanziatori delle rondelle per mettere in piano il tutto. Visto che il nastro di carta ha funzionato, sono passato a un upgrade, ho acquistato del nastro di rame su Amazon, vi lascio poi qui il link in descrizione, e piano piano ho posizionato delle strisce con il nastro appunto di rame, come si può vedere qui dal video, facendo ovviamente ulteriori test per cercare di trovare la soluzione migliore, aggiungendo di volta in volta praticamente le striscette di nastro di rame. Finché non ho rifatto l'ultimo test di stampa, e a parte i riflessi che si possono vedere dal video, ho ottenuto finalmente un risultato decente, quindi uniforme il più possibile, certo nei limiti, diciamo, sempre di questa tipologia di stampante. Quindi, come potete vedere qui, adesso anche in trasparenza con la finestra, con la luce dietro, è un ottimo risultato, secondo me. Poi ho fatto delle altre stampe, quindi questa è una scheda di filamento. Come si può vedere, il primo layer è molto uniforme. Poi ho stampato anche la bench utilizzando il file presente nella memoria della stampante, il PLA arancio della Sulu. Come si può vedere, è una risoluzione ottima, cioè tutta bella liscia e senza difetti visibili, diciamo, a occhio nudo. In questa stampa invece fatta per il mio collega ho voluto provare quei piani di stampa con i disegni che vengono riportati poi sulla stampa stessa, come invece qua si può vedere anche l'uniformità dei layer, e anche qui il primo layer del piano sotto è venuto ottimo. Qui non so se riuscite a vedere, però si vedono alcune stelline, le stelline sulla parte liscia, proprio dovuta a quelle piastre che si possono trovare su AliExpress. Ecco qua, forse si vedono un pochino meglio, e anche questa è venuta più che bene come stampa secondo, diciamo, il mio canone. Eccoci qua, come avete visto in questo video ci sono stati, diciamo, non pochi problemini perché la risoluzione col piano di stampa sostituito non ha portato a benefici. I gommini, come ho indicato, andavano a sollevare la parte centrale del piano una volta strette le viti, e anche togliendole, diciamo, non si andava. Almeno non ho ottenuto dei risultati, secondo me, degni di nota e migliorativi rispetto alla partenza. Quindi l'unica soluzione che ho trovato è mantenere i gommini per cercare di avere, diciamo, anche una deformazione minore riscaldando il piano e inserendo delle rondelle nella parte posteriore, come poi avete visto, in modo da avere la macchina in squadra e tutto praticamente perpendicolare e in piano e in bolla. Anche la nuova struttura che ho realizzato, perché mi viene più comodo poi estrarre i filamenti dalle ISPRO, ho verificato, e quindi la stampante è in bolla. Quindi, che dire, secondo me il piano di stampa che viene fornito è forse un po' troppo sottile. Essendo di alluminio, quando si riscalda a 60-70 gradi, rimane caldo per molto tempo, subisce un po' troppo forse le deformazioni del caldo, complice poi magari appunto
qualche leggero spessorino, quei quattro cilindretti dove passano poi dentro le viti che tengono fissato il piano, magari non sono perfettamente uguali tutte e quattro, basta veramente meno di mezzo millimetro per sballare poi il piano. Ho provato anche a vedere con la riga di metallo e al momento sembrava perfettamente dritto, ma come ben sappiamo tutti, quando si vanno a stampare con determinate misure in millimetri e meno di mezzo millimetro, purtroppo anche basta pochissimo per far sì che il piano non sia perfettamente in piano, anche se scusate il gioco di parole. Con l'X Plus 3 tutto questo l'ho risolto molto molto più velocemente, intanto perché ad esempio il firmware effettivamente con l'auto level va a compensare il piano non perfettamente piano. E seconda cosa, c'è con una procedura anche quella recuperabile dal sito della CIDI. Sono riuscito a livellare il piano tramite la mesh che poi compare sullo slicer e quindi ad ottenere un primo layer praticamente perfetto qua su tutta l'area di stampa. Tra l'altro, nella modalità quando si va a stampare, nella modalità di auto level che si può abilitare, a ogni inizio stampa va a fare l'auto level nella zona. Esclusivamente nella zona di dove sarà posizionato il pezzo, quindi a differenza dell'NQBICO Cobra 3 che fa l'auto level ad ogni inizio stampa, sempre se impostato su tutto il piano, la X Plus 3 lo fa solo dove, nella zona dove c'è praticamente il pezzo da stampare. Quindi questa secondo me è una implementazione che la NQBICO potrebbe sicuramente inserire nel prossimo aggiornamento firmware, così come una gestione migliore e una memorizzazione migliore dello Z offset e del primo strato, del primo layer, perché appunto registrando tutti i punti di stampa automaticamente il software dovrebbe capire dove il piano è più alto e più basso, quindi compensare durante la stampa queste differenze. Quindi non è che mi trovo scontento dalla NQBICO Cobra 3, perché parliamo sempre attualmente di una stampante che costa, forse dovrebbe essere ancora in offerta sui 350-360 € con l'Ace Pro, che è un portabobine a quattro colori, a quattro bobine, ma ricordiamoci che fa anche da dryer, quindi un oggetto simile, prendiamo il caso del Sullu, del dryer della Sullu a quattro bobine, costa intorno ai 160 €, quindi la stampante in sé, diciamo, è sul mercato a circa 200-250 €. Parliamo appunto di stampanti di questa fascia di prezzo. La X Plus 3, quando l'ho comprata io tramite coupon e tutto, l'ho pagata sui 650 €, ma si trovava anche sui 700, quindi quando uscita era circa intorno ai 750-800. Parliamo di ben altre cifre, di ben altre fasce di prezzo. Quindi io mi consento di consigliare ancora la NQBICO Cobra 3, perché sicuramente le ultime che stanno consegnando dal sito ufficiale hanno risolto la maggior parte dei problemi. Basta anche cercare sul gruppo Facebook internazionale, che non tutti poi hanno avuto gli stessi problemi del primo layer, così come non tutti hanno avuto il problema dell'hotend. Io ad esempio l'hotend non l'ho mai cambiato, non ho mai avuto il problema del blob fatto dalla plastica fusa, e diciamo che l'unico inconveniente che ho riscontrato finora è proprio quello del piano di stampa, ma sono riuscito, diciamo, a risolverlo. Per quanto mi riguarda, anche perché non credo di stampare a quattro colori qualcosa che vada a prendere proprio tutto il piano di stampa, anche perché se devo stampare qualcosa di grande monocolore utilizzo l'X Plus 3 che è 280x280, quindi il problema dei volumi di certo non ce l'ho.
Ecco, quindi vi ringrazio per aver seguito il video finora. Se non vi siete ancora iscritti durante il video, vi aspetto qui sotto, iscrivetevi, attivate la campanella per non perdervi i prossimi contenuti e anche per aiutarmi a far crescere il canale. Vi aspetto anche nei commenti, quindi usate pure il box dei commenti per le vostre domande. Cerco di rispondere nel limite del possibile di tempo, ma soprattutto anche delle mie conoscenze tecniche. Come ho detto spesso nei miei video, io diciamo, sono il classico uomo della strada che, come tutti voi, sì, ha una minima esperienza, acquista dei prodotti e si cimenta nella stampa 3D. E quindi ho imparato pian piano a migliorare e a crescere in questo mondo. Quindi vi aspetto nei prossimi video qui sul canale e grazie ancora, mettetemi, mi raccomando, un bel mi piace se il video vi è piaciuto. Ciao, a presto!